E dialetto. Oramai una scorpionice è un dialetto. Però è un che, perché insomma, se dialetto, diciamo la verità, io capisco un sacco di gente. E un sacco, io ho un sacco di parole, anche belli, anche. Per carità, lì anche l'italiano, non è che, sì, vuol che l'italiano non ha par parole, anzi, non è capito che tenne dialetto, però, te dialetto io dal parole che, non so, ma, appena per esempio, una volta si dava la farina a casa, no? E allora la parola sdassa adesso non si trova più, perché chi è che sdassa la farina a casa? E la tosa bianca del supermercato, quindi nessuno sta più a sdassare la farina. O se no, quando che tanti motivi che giochiamo che non aveva verso, tanti motivi diceva che ci messo un giubidomini. Le tot parole che adesso non trova più, ma non che a perli. E bisognerebbe che facessimo un sforzo che anche a te può, se una parola, trovare che la parola che secondo te è giusta che la venga salvata. E poi la può scrivere, è un post, un sito, però è un post, che è www.dialetto.org, in cui te può scrivere la parola, e poi dai se la vuoi, insomma, perché te la vuoi salvare, perché la tervenza è impressa, da finché che te l'hai scritta, insomma, bisogna che te mi dica perché che te la vuoi salvare questa parola. E secondo me se ognuno mette una parola, chissà come venga fuori una bella roba.